last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Benedetta, cosa piacerebbe? L'unica che mi ricordo di Star Wars, se vuoi. Vai, ci piace. Difficilissimo, tra l'altro, scusate. BB-8, reggiti, mi abbasso di quota! Wow, che bello! Di una complessità comunque drammatica di un certo genere. Ciao a tutti dal Firenze Comics, qui è Sunshine e sono in compagnia della fantastica Jasmine Laurenti. Grazie mille per aver accettato questa video intervista. È un piacere, ragazzi, sono molto molto felice di aver partecipato a questa edizione di Firenze Comics. E Jasmine ha detto una cosa molto bella ed importante, che nell'universo le cose belle, le positive vibes si attraggono e trovano sempre il modo di incrociarsi, no? E questa cosa è successa con noi. Infatti una delle prime cose che ti ho detto è stato: io nella mia vita do spazio solo alle positive vibes e alle persone che credono come me nella realizzazione dei propri sogni. Certo. In questo momento storico particolare si incontrano molti esseri umani che devono per un motivo o per l'altro ricominciare da zero, ricominciare da capo, sì, riprendere in mano la loro vita. E se da una parte sicuramente questo destabilizza un po', perché ti fa mancare il terreno sotto i piedi, vengono a mancare i tuoi punti di riferimento, le tue boe di salvataggio, dall'altra parte ti accorgi però che forse erano false sicurezze e che questa è un'opportunità ottima per metterci in gioco in quelli che sono davvero i nostri doni, i nostri talenti e anche una sorta di chiamata che noi abbiamo dentro di noi. La sera prima di coricarti pensi: c'è qualcosa che io potrei fare che non sto facendo? O magari sono qualcosa di più di quello che è il mio ruolo come papà, come zio, come figlio, come operaio, come dirigente, come imprenditore. Abbiamo un'esperienza e abbiamo un'infinità di ruoli che possiamo scegliere di interpretare. Sta a noi avere l'umiltà di rimetterci in gioco e di non aver paura. È l'ennesima volta che io sostengo l'esame di guida, non riesco mai a passarlo. Guarda, Jasmine, non ti posso dire, io non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco. E io ho detto a questo ragazzo: non ci riesci, perché continui a ripeterti che non ci riesci. Brava. Noi abbiamo una parte spirituale che è un peccato non
contattare e accendere, perché a quel punto davvero la vita diventa un'avventura pazzesca, fatta di eventi sincronici, sì, incontri assurdi, sì, sogni che si realizzano. Lì ci sono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per realizzarci appieno, non solo nel ruolo lavorativo, ma come esseri umani a tutto tondo, a 360 sì, gradi proprio. Sono d'accordo, e questa cosa è meravigliosa, perché ragazzi, potete realizzare tutto ciò che volete, tutto ciò che desiderate. Ciao a tutti. Qui è tutto dal Firenze Comics. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this real?